cambi di nuovo. Questa è la cosa principale. E oggi ci ritroviamo qui, diciamo, a una delle tappe di questa mostra Nothing Bad, che si sta svolgendo veramente con grande entusiasmo. C'è stata una risposta da parte del pubblico veramente importante. Di questo noi ne siamo contenti, perché siamo contenti soprattutto per gli artisti che espongono in questa struttura veramente di prestigio. E oggi ci troviamo qui nella giornata in cui la giuria tecnica più presente, che adesso la dottoressa Monica Ferrarini ci presenterà, ha decretato, non voglio dire quattro, insomma, ha scelto dei quadri che loro hanno ritenuto più interessanti, ma anche se la qualità delle opere esposte era veramente elevata, ed è stato per la giuria molto molto difficile fare una scelta. Monica, se tanto tu ci puoi presentare, così allora presentiamo il quadro Giurati. Laura Cianuzzi è presidente della Federazione Italiana Donne Arte e Affari di Italia Italy, Business Professional Woman Italia della sezione Roma Campidoglio. Abbiamo l'architetto Roberta Bandelli, l'architetto Alessio Santucci e Jacopo Puzzetti, che è cultore della materia presso l'Università La Sapienza di Roma, grande esperto in storia dell'arte moderna e autore anche di numerosi libri. Non mi soffermo sui curricula dei quattro giurati perché sono lunghissimi, li abbiamo scelti per la loro indiscussa professionalità. È stato difficile per loro riuscire da 67 opere arrivare a 4 solamente, infatti sono venuti la professoressa Giannuzzi e l'architetto Valdelli sono venuti anche durante l'inaugurazione, Alessio e Jacopo sono venuti successivamente a vedere le opere con calma, hanno studiato, li abbiamo messi al lavoro in questi giorni, e poi sì, per loro sì, è stato difficile, ma siamo arrivati, poi sono arrivati alla fine a una scelta. Tutti gli artisti riceveranno una pergamena di merito, perché visto che questi sia anche per l'importanza e l'istituzionalità dei patrocini, del riconoscimento morale che è stato conferito alla manifestazione da parte degli enti pubblici, regione, comune e municipio, senza scordare il fatto che la parte del Senato della Repubblica, e poi metteremo magari la lettera su un sito, prima manderemo tutti i link, insomma, possono vedere. Cioè, li potrete poi mirare sopra dalla sua assistenza e ritirerete tutti il vostro attestato nella busta e per ognuno degli artisti partecipanti. Adesso lascio la parola ad Anna, dopodiché io mi soffermerò sulle dire due parole sulle quattro opere principali applicare quali quattro giurati hanno scelto Sì, allora, questi sono i nomi appunto scelti dalla giuria, che come vogliamo ripetere è stato veramente un lavoro molto molto difficile, una scelta difficile. Ne sono rimasti fuori alcuni che loro non volevano proprio, però dovevano scegliere quattro. Allora, cominciamo dal premio della critica, e il premio della critica va a Anna Saltilli.